E ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con la rubrica Le Sacre Scritture. Buongiorno Elena. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. E buongiorno al nostro caro Giovanni Leonardi, collegato con noi telefonicamente. Ben ritrovato Giovanni. Grazie, felice di essere insieme. Continuiamo questo percorso interessante che ci sta portando a capire, a scoprire, a rivedere alcuni testi della scrittura che ci presentano alcune tematiche legate all'inferno. Quindi più che l'inferno, forse potremmo dire alle pene eterne, questo è un po' il tema controverso di cui ci stiamo occupando. Sì, si potrebbe discutere sulla natura della pena, però in questo momento ci stiamo soprattutto concentrando sull'idea della eternità della punizione. Ci proponi qualche altro testo su questo tema? Potremmo fare così. Credo che la volta scorsa abbiamo chiarito quello che si poteva chiarire nell'ambito della nostra mezz'oretta sulle parole di Gesù che troviamo nei Vangeli. Non ricordo se abbiamo approfondito la questione della parabola del povero Lazzaro Federico e Pulone. Parliamone perché, essendo una parabola, come dire, rimane molto facilmente nella mente, nella immaginazione dei lettori della Bibbia, e quindi è uno dei testi che più comunemente viene usato a sostegno dell'idea dell'inferno. È una parabola questa che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 16, i versi da 19 a 31. Gesù racconta: c'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente, quindi godeva la vita più non posso. E c'era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che stava alla porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Quindi passiamo da una situazione di estrema agiatezza, ricchezza e goduria a un'altra di estrema miseria e sofferenza. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, noi potremmo dire anche nell'inferno, magari delle traduzioni più vecchie dicono l'inferno, cioè negli inferi, nei luoghi bassi, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. È una parabola molto vivace, molto colorita, molto diversa dalle altre tante parabole di Gesù, e contiene questa immagine, ecco,
di alcuni che sono beati dopo la morte in un luogo di beatitudine, qui chiamato il seno di Abramo, ed altri che invece sono tormentati nelle fiamme dell'Hades, da cui ecco l'idea dell'inferno e del paradiso, dove ci si reca a secondo della propria vita dopo la morte, appena dopo la morte, no? Mm-hmm. Cosa possiamo dire su questa parabola? Questa parabola è una prova che esiste un inferno eterno contrapposto a un paradiso. Proviamo a ragionare, a riflettere un poco su questo brano che abbiamo letto. Innanzitutto ci dobbiamo chiedere, si sta parlando di due persone reali? Si sta parlando di due luoghi reali? Cioè è una storia di qualcosa che è accaduto veramente a qualcuno in un posto preciso, o è una parabola? Mm-hmm. Ecco, nei luoghi reali difficilmente un cristiano potrebbe pensare che l'inferno, se è sottoterra, sia visibile dal seno di Abramo che è nel cielo o da qualche altra parte, no? Certo. Ecco, se noi volessimo interpretare letteralmente un pochino la questione della geografia del seno di Abramo o dell'inferno, ci troveremmo evidentemente di fronte a delle assurdità. Non solo, ma quanti cristiani sarebbero sulla base di questo testo disposti a credere che una persona che è in inferno possa parlare con Abramo? Certo, perché qui c'è tutto un dialogo. Essere in paradiso, no? Adesso. Certo. Ecco, come è chiaro che qui non ci troviamo di fronte ad una descrizione di che cosa è l'inferno o di che cosa è il paradiso o il seno di Abramo. Un altro elemento da considerare, che preso in se stesso sarebbe assurdo, è quello di quest'uomo nelle fiamme dell'inferno che prega Abramo di mandargli Lazzaro con una goccia d'acqua intinta nel dito, con il dito, no? Quasi che una goccia d'acqua potesse resistere, no? In questo percorso risolvere il problema delle pene dell'inferno, no? Ma non solo, il percorso che c'è dalla zona, diciamo, del paradiso, comunque dal seno d'Abramo fino ad arrivare all'Hades, penso che per dire che non possiamo prendere letteralmente, perché questa goccia d'acqua. Quindi qui uno studioso serio si rende subito conto che questo testo non è altro che una parabola, non è una storia di persone reali. È un pochino come tante altre parabole, ad esempio quando Gesù parla delle 10 vergini savie, delle 10 vergini stolte. Non è che sta parlando di 10 ragazze, sta parlando della Chiesa nel suo insieme, rappresentata con la figura femminile, perché è la Chiesa, no? È la sposa di Cristo, e quindi l'immagine al femminile è più appropriata dell'immagine al maschile, no? Perché difficilmente si potrebbe dire che la Chiesa è lo sposo di Cristo, mm-hmm, nell'ottica cristiana. Ma non è che i salvati saranno poi divisi a metà con i perduti, proprio 10 e 10 o 5 e 5, no? Non sono i numeri che contano. In una parabola quello che conta non è la storia, ma è l'insegnamento che attraverso quella storia si vuole trasmettere. Allora qui noi ci dobbiamo chiedere qual è l'insegnamento o quali sono gli insegnamenti che questa storia raccontata da Gesù vuole trasmetterci. A mio parere gli insegnamenti sono molto chiari. Proviamo a vederli insieme? Certo. Ecco. Allora, un primo insegnamento è un pochino più complesso da capire, perché
richiede che noi comprendiamo la situazione, la mentalità di Israele all'epoca di Gesù. Allora, c'era ancora all'epoca di Gesù l'idea che la vita di un uomo, il suo successo, la sua gioia o i suoi dolori, le sue sconfitte, fossero quasi automaticamente il segno del suo rapporto con Dio. In altre parole, se tu sei ricco, la tua vita è un successo, hai una bella famiglia, hai denaro, puoi godere la vita, questo è un segno della benedizione di Dio. E perché Dio ti benedice? Perché tu sei stato un bravo cristiano, noi diremmo. Hai veramente onorato Dio e Dio ti ha benedetto dandoti successo e gioia. Invece tu sei un poveraccio che deve continuamente affrontare sconfitte, dolori, malattie, fallimenti. Ecco, quella è la prova che Dio non ti ama, che Dio non ti benedice. E quindi tu soffri. Praticamente già la sofferenza sarebbe l'inizio dell'inferno in qualche modo, no? Allora cosa fa Gesù? Prende queste due figure dell'essere di maggiore successo e di maggiore gioia e l'altro, il povero Lazzaro, che diventa l'emblema della sofferenza umana più profonda e inverte la valutazione. Dice il ricco va all'inferno, cioè quello che noi pensavamo che era benedetto da Dio, nel giudizio di Dio sarà condannato ad andare all'inferno. Cioè almeno quando mentre muore. L'altro, che è un povero disgraziato, che noi giudicavamo condannato da Dio, quando Dio giudicherà veramente sarà lui ad andare in paradiso. Cioè come per dire, attenzione a non giudicare. Le cose non vanno come ragioniamo noi, come pensiamo noi. Dobbiamo capire che la nostra vita adesso non è necessariamente il segno di un giudizio di Dio. Nella vita la fortuna e la gioia vengono anche perché uno è un ladro ed è intelligente, ha imparato a rubare senza farsi acchiappare, senza farsi scoprire. Mentre magari la persona onesta, proprio perché è onesta, è costretta a essere magari è imbrogliata, è costretta a essere sfruttata. E noi non solo, come dire, non abbiamo misericordia verso chi soffre, no? Ma lo aggraviamo la sua situazione dicendogli guarda che miserabile tu sei, devi essere veramente una persona malvagia. È la storia del libro di Giobbe che si rinnova, no? Sì, ed è l'idea questa un po' comune. Questa mentalità ancora oggi esiste tra di noi, perché ad esempio basta che ci succeda una cosa cattiva e subito diciamo ma cosa ho fatto di male, no? Sì. No? Perché Dio ce l'ha con me? Perché è successo a me e non ad un altro, no? Sono tutte quante mentalità che partono dal presupposto: se tu stai bene con Dio devi stare bene nella vita, se tu soffri vuol dire che non hai un buon rapporto con Dio. Ecco, Gesù attraverso questa storia ci dice questa mentalità è sbagliata, è anticristiana e bisogna respingerla. E infatti era questo il problema ai tempi, proprio quando Gesù parlava anche con i suoi discepoli, che se c'era un cieco, se c'era un paralitico, per forza doveva esserci stato un peccato o suo o della sua famiglia, una maledizione. Nel Vangelo di Giovanni, la storia di Gesù che stava passando con i suoi discepoli accanto a un cieco nato e i discepoli gli chiedono chi ha peccato che lui è nato cieco, lui o i suoi genitori? No? Uh-huh. E Gesù dice non è per questione di chi ha peccato, ma quello che importa è che noi da questa situazione traiamo motivo per lodare Dio e glorificare Dio. E Gesù con un atteggiamento positivo non va a discutere l'origine di quella cecità, ma ridà la vista al cieco perché possa godere della gioia della vita come Dio vorrebbe che tutti quanti noi avessimo.
E sei la mia forza, la mia salvezza, la mia grazia. Ritorniamo a parlare con il pastor Giovanni Leonardi. Il tema insomma di queste ultime trasmissioni, appunto, l'inferno esiste, non esiste, le punizioni eterna, eccetera. Io volevo dire una cosa, appunto, come questo canto ribadiva: la nostra salvezza è in Gesù Cristo. Quindi intanto non c'è una possibilità di salvezza al di là della morte. Dopo la morte, se io non ho avuto questa salvezza, non ho accettato questa salvezza da parte di Gesù, non ci sarà per me un'altra possibilità. Quindi la vita e la salvezza ce la giochiamo su questa terra, in questa vita, che succede dopo. La parabola non ci insegna tanto cosa succede dopo la morte, ma cosa dobbiamo fare durante la vita. Certo. Infatti uno degli scopi delle morali di questa parabola è proprio quella: guarda che una volta che tu sei morto ti trovi o nell'Ade o nel seno di Abramo, e da un posto non puoi passare all'altro. Cioè, come stai dicendo tu, il nostro destino si determina in questa vita, non c'è un'altra opportunità dopo. E quindi l'importanza di fare nostra veramente la fede, fare nostra anche l'etica, fare nostra l'onestà, i valori dei figli di Dio, della vita che Dio vuole, perché in base a questo, non in base alla fortuna o alla sfortuna, alla ricchezza, alla povertà, alla salute o alla malattia, questi non hanno a che fare, se non a volte in modo indiretto, con la salvezza eterna, ma è il nostro atteggiamento verso la vita, verso Dio, verso Gesù Cristo, che è importante ai fini della salvezza. E qui c'è quella storia anche come prepararci. Questo è il terzo insegnamento: il ricco nelle fiamme dell'inferno dice ad Abramo: manda qualcuno dai miei fratelli, manda Lazzaro dai miei fratelli, manda qualcuno dai miei fratelli, perché se vedono un miracolo, vedono uno dei morti che torna in vita, il miracolo più grande, allora loro si converteranno, che vuol dire sono dei disonesti adesso, no? Però se tu fai un miracolo per loro, loro diventano buoni. E Abramo dice una cosa estremamente importante. Abramo è Gesù che attraverso la figura di Abramo ci dice una cosa molto importante. Dice: chi vuole essere onesto non ha bisogno di vedere un miracolo. Il miracolo non crea l'onestà. L'onestà nasce dalla visione della nostra vita determinata dalla conoscenza della volontà di Dio, così come la Sacra Scrittura ce la riporta. Cioè non tanto il miracolo, lo straordinario, ma la normalità della parola di Dio nella nostra vita. È questo che determina il nostro destino, non una visione miracolistica, come dire, si fonda sulla forza della emotività. Non questo ci salverà, ma ci salverà la nostra umiltà di fronte a Dio, che si fa conoscere a noi oggi diremo attraverso Gesù Cristo, attraverso i suoi profeti, attraverso i suoi apostoli. E tutto questo noi lo troviamo nelle Sacre Scritture. Gesù dice: la legge, Mosè e i profeti, cioè la Sacra Scrittura come a quell'epoca l'avevano. Infatti volevo dire qualcosa riguardo a quello che tu hai appena detto. In genere tutta la scrittura ci presenta che il miracolo non fa venire la fede, ma semmai la conferma, perché il popolo di Israele che ne ha visti miracoli nel deserto, però vediamo come nel lungo percorso quanti sono stati poi quelli che sono entrati nella terra promessa, non quelli che avevano visto proprio tanti miracoli, ma poi i figli, la discendenza che uscì fuori dall'Egitto. Quindi anche nella scrittura il Signore, è vero che quando fai miracoli in genere li fa secondo la fede, perché dice: la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha guarito. Quindi non come qualcosa che fa venire la fede, ma che conferma la fede. Poi ci sono anche alcuni casi in cui una persona che è incredula, ci sono dei momenti particolari in cui Dio si rende presente in modo visibile nella storia dell'uomo, e quello è anche il miracolo, ma non è il miracolo in sé che ci fa diventare figli di Dio. Ricordiamoci che la persona che conosce meglio i miracoli di Dio è il diavolo. Eh sì, di miracoli Satana ne ha visto un'infinità, eppure è il nemico di Dio. Perché una cosa è conoscere qualcuno e una cosa è diversa è amarlo.
E ora il miracolo ci può impressionare, può suscitare addirittura in noi il timore a volte, non l'amore. A volte anche l'amore, ma se già il nostro cuore è sensibile alla presenza di Dio, non è il miracolo in sé che salva, è la scoperta della presenza di Dio nella nostra vita. Quando noi scopriamo questa presenza, allora ecco che tutto è benvenuto, il miracolo che ci incoraggia, che ci aiuta, ma anche la sofferenza a volte, anche la croce di Cristo, che Gesù diceva, se uno vuole venire dietro a me, prende la sua croce e mi segue. Ecco. Vorrei, forse nei pochi minuti ci rimangono, ne ho solo uno davanti a me, dire una parola su che cos'è questo seno di Abramo. Questo seno di Abramo, lo comprendono anche molti confratelli evangelici, non è nella realtà il paradiso. È un luogo di attesa, in attesa della risurrezione che ci sarà quando Gesù ritornerà. Ma per noi non è neppure un luogo geografico, mentre per molti fratelli evangelici il seno di Abramo è un luogo geografico dove le anime disincarnate aspettano la risurrezione corporea prima di avviarsi al giudizio finale. Nella realtà non è un luogo, ma è una condizione spirituale. Il seno di chi era Abramo? Perché Gesù parla di Abramo? Abramo era il padre spirituale di Israele, è colui da cui Israele è nato, è l'uomo che fidandosi di Dio lo seguì dove Dio lo portava, anche lasciando la propria patria, la propria città, la propria famiglia. Veramente Abramo è stato l'uomo che si è distaccato dagli interessi del mondo per fare di Dio l'interesse fondamentale della propria vita e quindi anche la volontà di Dio. Con Abramo Dio stabilì un patto, fece un patto: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra perché tu hai creduto. Ecco la fede di cui parlava, tu hai creduto in me che ti ho chiamato, mi hai seguito, tu diventerai fonte di benedizione. Allora anche nel Nuovo Testamento noi troviamo l'idea che chi ha la fede di Abramo diventa veramente figlio di Abramo. Anche noi cristiani siamo figli di Abramo a cui il Signore ha promesso la salvezza. Mm-hmm. Ecco, il fatto che alla nostra morte andiamo nel seno di Abramo non vuol dire che c'è l'anima che si esce dal corpo e va in un altro posto. Vuol dire che noi ci addormentiamo, perché questo è il linguaggio della morte nella parola di Dio, noi ci addormentiamo nel seno di Abramo, cioè diventiamo uno con Abramo che era il padre del popolo di Dio e il depositario di una grazia. Quindi con lui noi moriamo nella speranza, nella serena fiducia che un giorno saremo nella vita di Dio, nella vita eterna, quando Gesù Cristo verrà e risusciteremo. Cioè non è, come dicevo, un luogo geografico, perché non c'è un'anima che possa vivere al di fuori del corpo, ci insegna la parola di Dio, ma è la condizione di chi muore nella fede in Gesù Cristo, che era colui nel quale Abramo stesso credeva ancora prima che Gesù si incarnasse. Ok Giovanni, dobbiamo proprio lasciarci. Sì, è vero. Ok, alla prossima, grazie ancora. Alla prossima, buona giornata.